Un'altra partita di sofferenza, al termine della quale l'Avezzano conquista 3 punti che sono altrettanto ossigeno per la propria classifica. A farne le spese è una Vastese che di problemi sembra averne tanti quanti i marsicani, che per l'occasione presentano tutti in una volta 3 dei nuovi acquisti, così che Giampaolo manda subito in campo Ferrante, Di Renzo e Manari. Prima del via un premio e tanti applausi anche per Ivan Di Berardino e il suo allenatore Fiorletta, freschi reduci da Montichiari con la cintura tricolore dei pesi massimi di pugilato. Campo pesante per la pioggia dei giorni passati e inizio quasi spavaldo da parte della Vastese, che con Leonetti in particolare si fa apprezzare più volte sul settore di sinistra. È il terzo minuto quando il numero 11 ospite si accentra e calcia di destro, ma Fanti blocca sicuro a centroporta. Un minuto dopo è la volta di Palumbo che dal limite scaglia un sinistro di controbalzo che si perde al lato di Poco. E intanto l'Avezzano cerca di registrare i collegamenti tra i reparti e al 13° c'è un tentativo di Manari che dal limite prova questo diagonale che però si spegne al lato. 23° sinistro telefonato di Sciba che Fanti controlla a terra senza eccessivi problemi, mentre in avanti i biancoverdi continuano a latitare. Ma poco dopo la mezz'ora finalmente si registra un destro teso di Deramo dai 25 metri. Botta forte ma troppo centrale per impensierire Patania. 3 minuti ancora e l'Avezzano passa in vantaggio. Lo spunto sulla sinistra è di Manari che crossa in area dove c'è il solo Padovani. Sbardella e Patania hanno un attimo di esitazione e con una estirada degna di un ginnasta Padovani tocca con la punta del piede e insacca quasi sotto l'incrocio dei pali. Vastese che accusa il colpo e per una decina di minuti Capellupo, Stivaletta e Palumbo non riescono a trovare le giuste geometrie per rimettere la barca in sesto, ma al 44° un calcio di punizione di Fiore per poco non procura un pareggio. Ci vuole tutta la bravura di Fanti per evitare che la palla si insacchi a fil di palo. Nella ripresa si riparte con gli stessi 22 del primo tempo e all'ottavo una discesa di Deramo consente all'esterno di scaricare un destro dal vertice dell'area che però si perde sul fondo. Palla gol per i marsicani un minuto più tardi. Il cross di Di Nicola è perfetto per l'impatto di Manari che da 4-5 metri colpisce di piatto spedendo fuori tra la disperazione dei suoi compagni e dei tifosi biancoverdi sugli spalti. 22° Deramo fa tutto bene penetrando sulla sinistra ma al momento di concludere calcia proprio addosso a Patania. 27° la proposta è di Nicolas Kras, oggi sicuramente il migliore in campo. Tariuk ci prova di testa ma anche lui angola troppo e manda fuori dall'interno dell'area piccola. La Vastese resta a guardare perché in mezzo al campo i biancoverdi raddoppiano e triplicano sui portatori di palla avversari e al 29° è ancora l'inesauribile Kras a proporre per Padovani che in spaccata non ci arriva per una questione di centimetri. Al 33° è superlativo Fanti che con un riflesso felino nega a Sciba la gioia del pareggio con un intervento prima di piede e poi a bloccare il pericolosissimo pallone che sembrava destinato in fondo al sacco. E per finire vi mostriamo 2 tentativi del nuovo entrato Grazioso, il primo su calcio di punizione a scavalcare che si perde alto di poco. E il secondo con un sinistro tagliato che Patania controlla con lo sguardo mentre la palla si perde ancora a fondo campo. Inutili i quasi 5 minuti di recupero concessi perché la Vastese non ne ha più, mentre i marsicani per loro conto conservano fino alla fine quel pizzico di lucidità che consente di portare a casa 3 punti importantissimi. Prima di arrivare in sala stampa, Fabio Montani, deluso sicuramente da questa sconfitta. Beh sì, amareggiato molto perché non credo che ci sia la sconfitta, assolutamente. I ragazzi hanno andato tutti in mezzo al campo e credo che uscire a mani vuote da questa partita dispiace molto. Però grandi parate, grandissime parate, Fanti non ha fatto all'infuori di una di piede che poi ha recuperato abbrancando il pallone. Forse ci si aspettava qualcosa di più magari da Leonetti? Ma no, Leonetti, non Leonetti, la squadra è stata in partita bene per tutto l'arco dei 95 minuti e non mi risulta che il mio abbia fatto più di una parata, se non il gol, quindi non ho detto che dovevamo vincere, quindi probabilmente secondo me il pareggio era più giusto, però le partite le vincono chi butta la palla dentro, andrà così, mastichiamo amaro e ci rimbocchiamo le maniche e prepariamo la prossima.
due squadre che lo scorso anno dettavano legge o quasi, che quest'anno invece stanno soffrendo. Come se lo spiega Montagna? No, lo scorso anno è passato ai posteri, fa parte di altre gestioni, di altre cose, si guarda avanti, questo è un altro anno, noi sappiamo qual è il percorso nostro, dobbiamo salvarci, ci stiamo tirando fuori e stiamo facendo un grande lavoro, sono andati via 11 giocatori, ne dovranno arrivare altri, ne sono arrivati 6 o 7, quindi stiamo lavorando, ci stiamo cercando di tirarci da quella zona brutta, lo stiamo facendo, quindi quello che è dell'anno scorso non mi interessa. Mercato che chiude domani, per voi è finito già o avete ancora qualcosa? Il mercato è chiuso da venerdì. Salvezza possibile comunque? Quello è il nostro obiettivo, quindi lavoriamo per quello, adesso in questo momento saremmo salvi, ci abbiamo da fare l'ultima partita e dobbiamo assolutamente portare i 3 punti a casa per poi girare una quota interessante e poi lavorare con un gruppo di giocatori nuovi nella sosta. Federico Giampaolo, un'altra partita di sofferenza ma 3 punti molto molto pesanti. Ha detto benissimo, di grande sofferenza ma nello stesso tempo di grande cuore, di grande determinazione. Questi ragazzi sono stati in queste 3 partite fantastici perché hanno dato tutto quello che avevano, anzi sono andati oltre i propri limiti. In queste 3 partite abbiamo raccolto 2 vittorie, per cui bisogna fare veramente i complimenti perché non era assolutamente facile. Insomma, l'Avezzano un attaccante vero non ce l'ha, però questo Padovani pare che con la maglia numero 9 insomma qualcosa riesce a combinare, no? Sì, Padovani è un giocatore fondamentale per questa squadra perché riesce a collegarsi quando c'è da costruire il gioco e poi in fase di finalizzazione, se gli capita la palla, fa gol. Oggi ha fatto un gran gol, giustamente arriva a fine partita sfinito come ci è arrivato Conti, come ci è arrivato Manari che non è ancora al 100%. Quello che dicevo precedentemente, questa squadra ha bisogno di stare fisicamente tutti nello stesso livello. Questa partita è stata fondamentale, adesso ci abbiamo la partita col Pineto, ma io penso che dopo le feste natalizie veramente possiamo riequilibrare il tutto e presentare, secondo me, una squadra, come dicevo prima, divertente, perché hanno cuore, hanno passione, hanno appartenenza alla maglia dell'Avezzano. Bisogna sicuramente migliorare perché oggi abbiamo fatto un modulo diverso, in pochissimi giorni loro si sono adattati benissimo, per cui ci sono le basi effettivamente per un proseguo di campionato giusto. Crassa, a mio modesto parere, forse oggi è stato il migliore in campo. Sì, Crassa ha fatto una grandissima partita, un giocatore di qualità, di esperienza, ha dettato i tempi, è stato bravo anche nella fase di non possesso. Ma Crassa è un giocatore che è un grande professionista, ha fatto anche delle presenze in Lega Pro, si vede quando un giocatore ha giocato in C, no? Un ragazzo che si allena sempre, che parla poco e poi in campo dà tutto quello che ha. Oggi è stato fondamentale, ma lo sono stati tutti, però effettivamente Crassa ha fatto veramente una partita da 10. Senti, qui al tuo fianco c'è il direttore sportivo Mauro Traini, ha detto prima a microfoni spenti che 1 o 2 punte arriveranno sicuramente. Ma Mauro Traini sta facendo un grandissimo lavoro, sapete benissimo che non è facile nel mercato di riparazione prendere giocatori anche di un certo livello, siccome lui ha molta esperienza, molte conoscenze, ci sta dando veramente una grossa mano, ci serviva ad Avezzano perché è importante avere un direttore sportivo che si interfaccia sia con me ma soprattutto con il presidente e sono convinto che ci porterà uno o due giocatori per rinforzare questa squadra. Giocatori sotto la doccia, ma sotto la doccia è finito anche il presidente Luciano D'Alessandro. Sei entrato con una tuta di colore verde, riesci con una di colore bianco. Che è successo? Abbiamo festeggiato all'interno degli spogliatoi come contro la Savignanese, hanno fatto il gavettone, porta bene, speriamo di riceverlo tutte le domeniche da qui a fine campionato. Che partita è stata secondo te? Una partita di sofferenza, però insomma sono 3 punti importanti. Sì, partita di sofferenza contro una buona squadra su un campo pesante, poi noi comunque abbiamo avuto gli ultimi arrivati che sono arrivati in questi ultimi giorni, quindi si sono allenati poco, però abbiamo dato una dimostrazione che il gruppo c'è, la qualità pure è arrivata e quindi faremo sicuramente bene da qui alla fine del campionato. Ecco, il direttore sportivo ha detto che un altro paio di elementi li cercherà, vi fermerete soltanto per quanto riguarda gli attaccanti, cioè andrete a cercare soltanto attaccanti? Ma per quanto riguarda gli altri reparti siamo messi abbastanza bene, però se ci sarà da intervenire sicuramente con il direttore sportivo qualche operazione la faremo. Per adesso la priorità è lì in avanti per dare un po' di respiro ai nostri ragazzi.
Senti, tu hai seguito anche prima l'Avezzano, oggi, ma anche già dalla settimana scorsa si sono rivisti tanti tifosi che prima non c'erano. Sì, significa che la gente sta apprezzando il nostro lavoro, stiamo facendo qualcosa di buono, di importante, un passettino alla volta, la strada è ancora lunga, non promettiamo niente a nessuno, però mettendoci la faccia la gente tornerà allo stadio. A Pineto domenica prossima per? Vincere, assolutamente. Te l'ho detto anche ieri in conferenza stampa, noi giochiamo contro tutti per vincere, poi si può anche perdere, ma se la maglia è sudata si perde con onore, noi andremo a Pineto per vincere.